Accidenti, si è già scheggiato. Messo il letto di Ottone. Beh, io ho comprato questo. Che cos'è? È una lente Schneider. In ottimo stato. Ma bravo. Oh, scusa, sai, ma è tutto qui. Posso riparare la macchina. Ma credo che purtroppo le lastre siano da buttare via. È incredibile. Dovevi andare a comprare il letto nuovo e ti ripresenti con... Mi ripresento con un baule che si intona perfettamente con l'arredamento. Contenta? Becky, chi ci fa questa in giro? Oh, è quella? Sì. Beh, guarda, e dovresti dargli un'occhiata per vedere se riesce a sistemarla. Vedi, non rimane chiusa. Per favore. Becky, se vuoi imparare l'arte della fotografia, ci sono io. Non voglio imparare l'arte della fotografia. Voglio soltanto fare qualche foto. Ok. D'accordo. Ho capito. La faccio sparire dalla circolazione. Brava. Ehi, hey, Becky! Che cosa c'è? Aspetta. Accidenti. Ma questa... Che cos'è? È una Kodak 100. E allora? Beh, è fantastica. Ma la Kodak 100 fu la prima ad usare il rullino. La prima macchina fotografica moderna. E praticamente è nuova. L'avranno saputo quando ti hanno venduto il baule? No. Ma come hanno fatto a dimenticarla qua dentro? C'è ancora il rullino. Cosa? Dentro c'è il rullino. Oh, oramai sarà rovinato dopo tanto tempo. Non è vero. Beh, non è detto. La macchina è chiusa bene. Daniel, qualcosa mi dice che hai deciso di non tagliare il prato questo pomeriggio? Quando le avranno scattate? Nel 13. Hanno più di 70 anni. È incredibile, eh? Sì. Questi indiani hanno un'aria così strana. Fanno un po' paura. Come le userai? Non lo so. Le darò a un museo o all'università.
Alex Stott. Già. Sì, è la persona giusta. Ora lo chiamo. Non puoi. Perché? Sono le 11:30 passate. Non è vero. Le 11:39, per l'esattezza. Davvero? Lo chiamerò domani. Buona idea. Devo passare dai Paxton per parlare del matrimonio di sabato. Poi faccio un salto alla scuola media per le foto ricordo. Ritiro il materiale che ho ordinato e poi mi fermo da Alex Stottel per mostrargli questo. Attento! Gli hai già telefonato? Sì, ci ho provato, ma era occupato. Gli farò una sorpresa. Sì. A dopo. Ciao. Ciao. Ho qualcosa per te. Sono alcune fotografie di una spedizione del National Geographic del 1913 nel bacino del Rio delle Amazzoni. Non ci sono fotografie. Non ne sono mai state fatte. Alex, tu sai di quella spedizione? C'ero anch'io. Gennaio 1913. Sì, la spedizione che studiava i... I Curukai. Sì. Avevo 13 anni. Partii col dottor James Levinson. Sapevo che sarebbe stata un'avventura, ma non sapevo che avrei rischiato di non tornare. Perché? I Curukai hanno moltissime credenze religiose. Tra queste, quella che riprodurre una loro immagine ruba le loro anime, il loro io. E quando capirono che cosa faceva la nostra macchina fotografica, ci distrussero l'attrezzatura. Levammo subito il campo. Ci allontanammo velocemente dal villaggio di Curukai. Non dimentico quella notte. I Curukai, inseguendo la preda, comunicano imitando il vento. Non c'è niente di più sinistro. Montammo la guardia a turno. Eppure il mattino seguente il fotografo era sparito, rapito dai Curukai, benché non avesse fatto fotografie. Le ha fatte. Aveva nel baule una macchina più piccola, con la quale scattò queste. Ah, sì, è il villaggio Curukai. Sì. Ecco il dottor Levinson. E questo sono io. Mi ero dimenticato che una volta ero così giovane. Ma dove sono i Curukai? In che senso? Sono in tutte le fotografie. Alex, è impossibile. Prima c'era. Ma quanti indiani c'erano sulle foto? Non so, 5, 6 forse. Perché? E dove sono finiti?
Jackie! Becky, sei di sopra, sono io. Sei qui. Ma usciamo di qui.
è finito! Sulle antiche carte geografiche, le terre sconosciute venivano designate con l'espressione latina terra incognita. Simili scritte non appaiono più sulle carte dei nostri giorni, ma forse è un errore. Ancora oggi esistono zone che i cartografi non conoscono, ai confini della realtà. D'accordo. Ho capito. La faccio sparire dalla circolazione. Brava. Ehi, Becky! Che cosa c'è? Aspetta. Accidenti. Ma questa... Che cos'è? È una Kodak 100. E allora? Beh, è fantastica. Ma la Kodak 100 fu la prima ad usare il rullino. La prima macchina fotografica moderna. E praticamente è nuova. L'avranno saputo quando ti hanno venduto il baule. No. Ma come hanno fatto a dimenticarla qua dentro? C'è ancora il rullino. Cosa? Dentro c'è il rullino. Oh, oramai sarà rovinato dopo tanto tempo. Non è vero? Beh, non è detto. Fanno un po' paura. Come le userai? Non lo so. Le darò a un museo. O all'università. Ah, Alex Stotte. Già. Sì, è la persona giusta. Ora lo chiamo. Non puoi. Perché? Sono le 11:30 passate. Non è vero. Le 11:39, per l'esattezza. Davvero? Lo chiamerò domani. Buona idea. Devo passare dai Paxton per parlare del matrimonio di sabato. Poi faccio un salto alla scuola media per le foto ricordo. Ritiro il materiale che ho ordinato e poi mi fermo da Alex Stottel per mostrargli questo. Attento! Gli hai già telefonato? Sì, ci ho provato, ma era occupato. Gli farò una sorpresa. Sì. A dopo. Ciao. Ciao. La macchina è chiusa bene. Daniel, qualcosa mi dice che hai deciso di non tagliare il prato questo pomeriggio. Thank you.
Quando le avranno scattate? Nel 13. Hanno più di 70 anni. È incredibile, eh? Sì. Questi indiani hanno un'aria così strana. Accidenti, si è già scheggiato. Il letto di ottone. Beh, io ho comprato questo. Che cos'è? È una lente Schneider. In ottimo stato. Ma bravo. Oh, scusa, sai, ma è tutto qui. Posso riparare la macchina. Ma credo che purtroppo le lastre siano da buttare via. È incredibile. Dovevi andare a comprare il letto nuovo e ti ripresenti con... Mi ripresento con un baule che si intona perfettamente con l'arredamento. Contenta? Becky, chi ci fa questa in giro? Oh, è quella? Sì. Beh, guarda, e dovresti dargli un'occhiata per vedere se riesce a sistemarla. Vedi, non rimane chiusa. Per favore. Becky, se vuoi imparare l'arte della fotografia, ci sono io. Non voglio imparare l'arte della fotografia. Voglio soltanto fare qualche foto. Ok.